Gabriel Ambroise, visconte di Bonald, è uno dei più importanti pensatori e uomini politici anche, eh, non solo francesi, ma eh, dell'intera Europa, che si dedicarono all'attività controrivoluzionaria. Egli di fatto, ovviamente, era francese, nacque nel 1754 e morì nel 1840 è eh, purtroppo la figura meno nota fra i cosiddetti padri della controrivoluzione tra fine 1700 e inizio 1800. E questo per vari motivi. Intanto è eh, meno affascinante come personaggio che non per esempio eh, il Conte de Mestre. Poi le sue opere sono molto più tecniche rispetto a quelle di altri autori della stessa epoca. E anche il suo stile è più, diciamo, è più complicato, più complesso, non a caso è considerato un tecnico della scienza politica e di lontano uno dei precursori di quella che poi verrà chiamata sociologia. Tuttavia, è un personaggio di estremo interesse e anche di grande importanza che ha percorso un po' il, il cammino anche di altri autori suoi contemporanei ben orientati. Intendo dire che lui da giovane, eh, allievo degli oratoriani, eh, per via anche dell'influenza della madre, tendeva al giansenismo e per via proprio dell'insegnamento dei bravi padri oratoriani, eh, legge Rousseau e quindi si nutre del, proprio di, del principale filosofo della, di quella che poi sarà la rivoluzione francese. E però alla pari di, eh, questo, di altri che hanno percorso lo stesso cammino anche de Bonald si scontra con il grande evento, il grande dramma, cioè la rivoluzione eh, francese e in un primo momento e come del resto, anche De Mestre ha una certa simpatia per via dei provvedimenti antiassolutisti della, della rivoluzione che, che favoriscono la nobiltà. E poi, però, arriva lo scoglio su cui tutti si, si arenarono, tutte le persone migliori, a cominciare dal re Luigi XVI di Francia, e cioè la costituzione civile del clero, che costituisce un atto formalmente scismatico rispetto a Roma e alla religione cattolica. Eh, come de Maestr, anche de Bonald eh, rifiuta la Costituzione Civile del Clero e, e come de Maestr, anche de, de Bonald è costretto all'esilio proprio per questo, perché viene messo nell'elenco dei, dei refrattari che devono essere imprigionati e lui è costretto a lasciare la moglie e portandosi con sé solo un figlio e andare in, in esilio. Questo gli evita certamente la prigionia e forse anche la morte, come, come successe eh, a De Mestre, che ha finito anche lui in esilio. Eh, ma per eh, oltre dieci anni non poté più rivedere la sua famiglia. Ritornerà soltanto dopo la bufera rivoluzionaria eh, con il, di, il direttorio, anzi, in realtà proprio con Napoleone. Perché Napoleone, da, diciamo, da persona più furba e più tecnico della politica, conosceva certe opere di De Bonalde e le stimava. Però eh, non ebbe alcun incarico ovviamente, anzi, fu, De Bonald fu un oppositore di Napoleone. Le cose cambiano con la Restaurazione, lui, eh, cioè De Bonalde, aveva già dei rapporti con in esilio con il Luigi XVI e quindi una volta che Luigi rientra sul trono, risale sul trono, de Bonald eh, comincia ad avere degli incarichi, degli incarichi non solo come, come esperto di scienze politiche, ma anche come eh, accademico, entra nell'Accademia di Francia, e anche come ministro, ministro della cultura e dell'educazione. Quindi eh, è, potremmo dire che è l'unico fra i protagonisti della controrivoluzione in parte forse assieme a Donoso Cortez che ha un successo, eh, riesce eh, a imporsi, approfitta del cambiamento di clima, della restaurazione, però de Bonald non eh, ama la restaurazione, anche lui ritiene il regno di Luigi XVIII troppo, de eh, eh, troppo debole e di fatti... Si eh, oppone alla nuova Costituzione, si oppone a mantenere sostanzialmente il, il codice napoleonico, si oppone a mantenere anche la legge che eh, aboliva, aveva abolito le corporazioni durante la rivoluzione francese e eh, riesce però. Eh, riesce però eh, a ottenere, anzi a evitare che venga approvato una forma di, di divorzio, perché anche questo era in discussione. Quindi lui si dedica molto eh, non solo all'insegnamento, ma soprattutto ad alimentare la cultura dell'epoca. Farà parte quindi di molti circoli del suo tempo, circoli culturali anche eh, influenti e poi quando morirà Luigi XVIII e salirà sul trono Carlo X, la, il, la sua posizione si rafforzerà in un certo senso, perché Carlo X è di miglior orientamento rispetto al fratello. Eh, però eh, il regno di Carlo X, come sappiamo, dura eh, pochissimo, eh, anche perché proprio De Bonaldo spingeva a, a prendere posizioni più... Più, 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 più rette, più, più sane, più radicali e quindi una mini rivoluzione abbatte il governo di, eh, del re e De Bonald a questo punto sfiduciato si ritira a vita privata. Gli ultimi anni li passerà semplicemente a scrivere le sue opere. Quale contributo diede De Bonald alla scienza politica del suo tempo? Eh, questo è un po' difficile da spiegare perché De Bonin scrisse delle opere anche monumentali, cioè alcuni hanno due o tre volumi dell'epoca, che non corrispondono esattamente ai volumi di oggi, ma comunque. E lui si divise, a differenza di De Mestre, lui scrisse non tanto per la polemica, quindi per, per il grande pubblico quanto proprio per gli eh, ambienti colti e che potevano influire sul governo. Quindi scrisse sul sistema della politica, sull'origine delle leggi, sulla natura sociale dell'uomo e, e gli, gli opuscoli o i libretti di carattere più eh, polemico sono pochi, quello più famoso è forse quello che lui scrisse contro Madame Lestel. Madame de Stael, che era la figlia di Necker ed era una liberale, diciamo così, moderata, eh, scrisse, aveva scritto un libretto in parziale difesa della rivoluzione francese e eh, de Bonald invece, sempre acerimo nemico dell'eredità rivoluzionaria, scrisse esattamente contro. Eh, il problema di, di queste opere è che eh, molte di queste sono delle vere opere di scienza politica, quindi non sono facili da leggere. Oltretutto lo stile dell'epoca, mentre quello dei panflettisti, quelli che scrivono opuscoli di propaganda, è come sappiamo facile e molto gradevole da, da leggere, eh, queste opere sono tranne due o tre di carattere polemico sono abbastanza scientifiche e quindi questo ha un po' frenato la conoscenza di De Bonald. Eh, anche in Francia, in Italia poi è quasi sconosciuto, mentre invece, cosa interessante, proprio la sistematicità delle opere di De Bonal che affrontano argomenti complessi in maniera sistematica ha, ha prodotto un certo successo nel mondo germanico, non a caso perché il mondo germanico ama questo tipo di letteratura. Quale contributo diede invece alla politica della restaurazione? Ecco, la politica ho già accennato, è un, fu, un, fu un contributo sostanziale ma ovviamente alterno. Eh, a differenza di De Mestre, lui non fu mantenuto fuori dalla politica. I suoi legami con Luigi XVI, che datavano da, da, da prima della Rivoluzione probabilmente, gli eh, permisero di inserirsi. Nella Restaurazione. Quindi durante la Rivoluzione Francese fu un oppositore radicale e unesole. Durante il regime napoleonico fu un oppositore, diciamo così, tollerato, e durante la, la Restaurazione, invece, ebbe degli incarichi che ho detto, compreso quello di un ministro della cultura e dell'educazione. L'influenza lui, lui, lui la ebbe dal punto di vista soprattutto di freno, cioè riuscì ad evitare che la Restaurazione di Luigi XVIII, eh, la Restaurazione eh, ereditasse in realtà gran parte delle leggi rivoluzionarie, come aveva ereditato sostanzialmente il codice napoleonico. Quindi anche, anche se non riuscì per esempio ad abolire la legge contro le corporazioni, però riuscì a limitarne l'influsso, riuscì ad evitare come ho detto la legge sul divorzio e riuscì anche a eh, riordinare il sistema educativo della Francia. Teniamo presente che con la rivoluzione francese un'intera generazione perlomeno era rimasta senza istruzione religiosa e sotto la generazione napoleonica, subito dopo, c'era stata un'istruzione religiosa, ma in base al catechismo napoleonico, quindi un catechismo in realtà di regime che aveva ben poco a che fare con la, con la fede. Eh, però chiaramente l'influenza di de Bonald proprio per il fatto che era un radicale, radicalmente contro rivoluzionario, fu limitata eh, sia per i timori e la moderazione di Luigi XVIII sia per le opposizioni per dei, dei neoliberali. Teniamo presente che quando de Bonald eh, entra a, inizia a influenzare la Restaurazione c'è un circolo di eh, Autori cattolici molto prestigiosi che lo, lo sostiene, gli è amico, per esempio Chateaubriand. Ma alcuni di questi, fra cui lo stesso Chateaubriand, diventeranno in realtà dei liberali moderati e quindi diventeranno degli oppositori dello stesso Bonald. Che rapporti ebbe De Bonald con De Mestre e che differenze ci sono fra i due? I rapporti con l'incontro De Mestre sono testimoniati più che altro dal, dall'epistolario dall'epistolario che si scambiarono già quando eh, se non vado errato erano entrambi esuli solo che De Mestre fu esule come, come abbiamo raccontato prima in Italia e poi in pratica fu esule in Russia invece De Bonald fu eh, esule in Germania e Svizzera se non ricordo male e poi dopo, dopo 11 anni potrei rientrare in Francia ma eh, di fatto i due collaborarono eh, anche perché quello che scriveva e faceva l'uno, lo faceva conoscere all'altro. Quindi De Moral era ben informato sui pamphlets, soprattutto che scriveva De Mestre: prima contro la rivoluzione, poi contro Napoleone, e poi anche quelli piuttosto critici sulla Restaurazione. E a sua volta De Mester era informato di quello che scriveva De Bonalde e i due erano sostanzialmente d'accordo su molte cose, anche cose secondarie, per esempio de Bonalde aveva tutta una tesi sull'origine del linguaggio, che sosteneva di, di, di origine divina cioè Dio per primo ha parlato all'uomo e quindi l'uomo poi dopo con, con, con la sua, i suoi familiari e i suoi eredi ha elaborato il linguaggio e questo lo ritroviamo anche nelle idee di De Mestre per esempio nelle serate di Pietroburgo Però curiosamente questa grande amicizia fu solo letteraria, epistolare. I due non riuscirono mai a incontrarsi, anche per via delle vicende, delle traversie di, di, di De Mestre e per il fatto che di fatto... Luigi XVIII, che aveva in antipatia De Maestre, lo considerava praticamente come uno che rompe le uova nel paniere, non gli permise mai di stabilirsi in Francia. Eh, tuttavia, eh, esiste una, una, una profonda affinità tra i due nelle premesse teologiche, innanzitutto, ma ancora di più le premesse eh, politiche. Sulla filosofia diciamo, ci sono certamente delle divergenze, eh, De Bonald. Sì, scrisse anche di, di filosofia, addirittura di metafisica, ma il suo argomento era soprattutto quello di scienza politica. De Mestre, pur essendo un giurista e magistrato, e, e fu anche lui per breve periodo ministro, eh, però aveva una mentalità diversa, soprattutto nella sua, nel suo parlare, nel suo scrivere, cioè lui voleva fare convincere, fare propaganda. I due personaggi, quindi, anche come, come stile, sono enormemente diversi ed è dottrinario e piuttosto pesante lo stile di Bonald, molto invece brillante e letterario quello di, eh, di De Mestre. E anche come, come personalità i due erano molto diversi, erano molto diversi perché Bonald era un tipo più riservato, eh, più chiuso, eh, non è un caso quando riuscì che... Non si è rese conto che non poteva più avere nessuna influenza, si ritirò a, a vita privata, una cosa invece che De Mestre non avrebbe eh, mai fatto. E, e questa differenza ha fatto sì che De Mestre sia stato molto più letto, molto più popolare e anche più influente rispetto a De Bonald. Ma in realtà l'influenza di De Bonald eh, fu sotterranea ma eh, duratura ed è arrivata in realtà fino agli scrittori politici e sociologi del Novecento. In che modo De Bonald fu polemico nei confronti della rivoluzione francese? Sia De Maestres che De Bonald, dopo una iniziale timida eh, simpatia, che poi era un fraintendimento della rivoluzione, all'inizio della rivoluzione, con la Costituzione Civile del Clero, la rifiutano entrambi, come del resto anche altri eh, autori, anche il padre Baruel, anche altri famosi autori, e lo stesso Luigi XVI poi eh, di fatto si mise in contrasto con la rivoluzione francese proprio a partire dalla Costituzione civile del clero. Questo è interessante perché fa vedere l'importanza del motivo religioso di questi autori contrivoluzionari, che erano ultramontani, come si diceva all'epoca, cioè non erano né gallicani né giansenisti e quindi per loro, sì, la Francia era la, eh, na, se vogliamo, la nazione prediletta dalla Chiesa, però eh, prediletta da Roma, prediletta dai papi, prediletti dalla, quindi dalla gerarchia, eh, dalla gerarchia cattolica. L'influenza di, di, di De Bonald sulla polemica antirivoluzionaria è più debole per, per il semplice fatto che è più scientifica. E, eh, lo, lo fece scrivendo dei testi non, non tanto facili e rivolti soprattutto agli studiosi e poi anche ai governanti. Eh, addirittura, lui scrisse, De Bonac, scrisse un libretto, una sorta di istruzione per i governanti, eh, come deve essere una tradizione poi dei giuristi cattolici francesi. Eh, però. Di fatto eh, poi dopo gli interessi di De Bonald, una volta superata la rivoluzione francese, si rivolsero ad aspetti più costruttivi, meno polemici se vogliamo eh, rispetto alla rivoluzione, ma più costruttivi. Questo è forse l'aspetto più interessante di De Bonald, anche se ovviamente deve essere aggiornato perché la, 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 la scienza politica ovviamente è molto cambiata dall'epoca. Che eredità ci ha lasciato il visconte De Bonald? Ecco, eh, c'è una, una eredità innanzitutto dottrinale, un'edità dottrinale perché teniamo presente la crisi che la scienza politica aveva subito sotto l'illuminismo. Sotto l'illuminismo teniamo presente che a parte il caso del tutto particolare di Montesquieu, che era un dottrinario eh, e scrisse opere certamente polemiche ma anche eh, dottrinarie, però... <coughs> gli autori illuministi eh, in realtà sono dei panflettisti batti pensare che l'opera politica più importante dell'epoca è il contratto sociale di Rousseau che può essere definito in realtà una sorta di, di, di opuscolo eh, in, in parte utopistico in parte polemico e invece De Bonald è erede della tradizione eh, dell'anzi regime degli studi e dell'influenza dei giuristi e dei politici dell'anzi regime francese De Bonald recupera proprio la scienza politica in maniera sistematica. Ovviamente la adatta all'epoca sua, perché tutto è condizionato, come gli altri autori della sua epoca, dalla rivoluzione francese. Ecco perché gli argomenti di cui si occupa De Bonald sono soprattutto argomenti di carattere, per esempio, di origine della politica, scienza del diritto, costituzionalismo, diritto internazionale. Che è una materia, sono materie che lui padroneggia molto bene, anche perché ebbe, a differenza di De Mestre, ebbe una vita un po' più tranquilla e ebbe modo meglio degli altri di studiare a fondo certe questioni. Poi il fatto di essere addentro del mondo della restaurazione e addirittura di un governo lo ha facilitato anche in questo. Però, però di fatto l'influenza di De Bonald è, è, è continuata soprattutto uh, sulle opere polemiche e, e sull'influenza storica, storico-politica che lui ha avuto sulla Francia della Restaurazione, ma anche dopo, anche dell'impero, anche del secondo impero, quello di Napoleone III, eh, perché di fatto il mondo cattolico ha continuato poi in parte almeno gli studi e gli interessi di Bonald. Curiosamente, Bonald ha avuto un'influenza paradossale in, in partibus infidelium, diciamo così, cioè tra i nemici della fede, particolarmente nel campo del positivismo, dei, dei filosofi e politologi positivisti. Comte, per esempio, aveva letto De Bonald, lo ammirava molto, ma semplicemente come filosofo dell'ordine. In effetti, se noi consideriamo il pensiero politico di Bonald, è tutto incentrato su, 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 sull'ordine, sul concetto di ordine, che è un ordine di origine divina, non semplicemente eh, umana, non convenzionale, ma eh, legato al diritto naturale e anche al diritto divino. Cioè, eh, De Bonald recupera il concetto di diritto cristiano e anche di teologia politica cristiana che poi verrà sostanzialmente dimenticata. E quindi c'è una paradossale influenza di, eh, di Bonald nel campo avverso della sociologia, ma anche in altri ambienti. Pensiamo a una certa politologia laica come Schmidt, quindi siamo nel Novecento oramai, che di fatto ha, una sua, eh, eh, in, ha avuto una sua influenza. Eh, nel, recupero, nel recuperare De Bonald come scienziato politico, questo ha portato alcuni studiosi cattolici a vedere con diffidenza la figura di De Bonald eh, per questo motivo, cioè per una certa tendenza all'assolutismo eh, politico dal punto di vista tecnico, però non, non dal punto di vista ideologico, e anche al fa dal fatto che De Bonald è abbastanza vicino a quella corrente detta tradizionalismo che non c'entra con quello che conosciamo noi, è una corrente filosofica condannata poi dalla, dalla Chiesa che eh, riduce tutto, si riduce tutto la, 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 la conoscenza filosofica a una semplice trasmissione teologica ereditaria avuta eh, all'origine dei tempi, dalla, trasmessa cioè dalla, dal periodo del paradiso terrestre per intenderci. De Bonald non è che professi radicalmente questa tesi, però ci è molto vicino e quindi questo ha, ha, ha contribuito a tenere De Bonald diciamo, più al margine eh, nelle sue influenze nel mondo cattolico. Cari amici di Cronache di Cielo Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più se ne avete la possibilità ecco sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.